Buongiorno ascoltatore, siamo con Nando Garotta che come al solito cerca di spiegarci quello che succede nel suo settore. Ci ha inviato una lettera che ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti, Economia, Turismo, eccetera, eccetera, perché c'è la problematica del metro. Ecco, adesso entriamo nel merito con lui. Facci capire quello che succede, la differenza delle normative tra una regione e l'altra, insomma tutto quello che non quadra. Lo guardiamo con lui col metro alla mano proprio. Ecco Nando, facci vedere un po'. Buongiorno a tutti, sono qui con voi perché prossimamente, tra pochi minuti, partirò per fare un servizio all'aeroporto di Malpensa a Torino. Ma proprio oggi, 23 aprile, stanno uscendo le prime interpretazioni per la fase 2, per cui parlano per il trasporto a mezzo servizio taxi di due passeggeri nel sedile posteriori, senza precisare che questa interpretazione dovrebbe essere per il servizio svolto a mezzo auto, mentre con il servizio svolto con dei mezzi di dimensioni più grandi dovrebbe essere precisato che si possa portare almeno il doppio delle persone che con l'auto, o vedendo varie situazioni con logica e buon senso, perché abbiamo una prima delibera della Regione Lombardia. Questa delibera della Regione Lombardia, mi fermo al punto più importante, parla che al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti, l'occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta, cioè non ci dice il numero esatto delle persone trasportate. Allora, se io prendo col metro e una cosa molto chiara, tutte le determine già dalla prima del Cura Italia prevedono la non possibilità di un passeggero a fianco del conduttore, ok, del conducente. Se io prendo questo metro, mi fermo qua al metro, faccio vedere che dalla intersezione di un poggiatesta all'altro ci sono 95 centimetri, uguale dietro. Se mi sposto in questa berlina, l'abbiamo portata qui apposta, l'intersezione, tolgo ed è 80, vedete, è scarsa, ci sono 72 centimetri di distanza. Allora, c'è una regione, il Veneto, che ha emesso un'ulteriore ordinanza, lo andiamo a prendere e vedere, che non parla di distanze di sicurezza interpersonali, ma parla di numero di posti per il veicolo. Quindi, faccio l'esempio, se qui la tolleranza di 5 cm si può ovviare, c'è un altro ragionamento anche di logica da fare. Pensate ad esempio, se è più a rischio una posizione, un passeggero tutto a destra, questo spazio lasciato vuoto, un passeggero a sinistra, i flussi comunque del, si chiama draplit, se ricordo bene la parola in termini, draplit, cioè le goccioline, sono più sicure se i due passeggeri stanno in questa posizione a 95 cm di distanza che in questa eventuale posizione contrapposta, c'è cioè un passeggero uno qui contro l'altro, e uno l'acqua. Sì. Anche se uno contro l'altro abbiamo 120 centimetri. Quindi dobbiamo stare ben attenti, perché poi non è responsabilità di chi applica le leggi, vigili urbani, carabinieri, poliziotti, finanzieri, se si trovano scritte una misura precisa. Se non si trovano scritto niente, non va bene. Certo, non ci deve essere la possibilità di interpretare diversamente, perché ci andate di mezzo voi anche i passeggeri. Esattamente. Comunque c'è anche l'aspetto economico, perché un conto che se porti due passeggeri pagano X, se sono quattro esattamente non è la stessa cosa. Esattamente. Ci vogliono due van per portare quattro persone, la stessa famiglia deve viaggiare e spendere il doppio. Insomma, allora, questa è un'altra, ci sono per esempio altre due eccezioni da pensare, che sono queste. Una famiglia che ha sempre convissuto in una stessa abitazione, sono anche sei persone, si dovrebbe poterlo portare,
Qualcuno, qualche regione lo ha scritto, mi viene in mente la determina della regione Lazio, altri non lo hanno scritto, ma un'altra eccezione da pensare è questa. È vero che a fianco del conduttore lato guida non ci può essere nessuno, però stanno avvenendo dei viaggi anche lunghi e per la sicurezza del trasporto il collaboratore, la seconda guida, ci è capitata una casistica proprio a Pasqua. Un collega mi ha riferito, è andata a Caserta, sono andati in due per portare una persona che aveva necessità di trasferirsi là. E sono stati fermati sia l'andata che il ritorno dal postrada, non gli hanno fatto niente. A differenza di un altro collega che aveva il lato guida, sempre una seconda autista, ma era convivente di fatto, gli è stata fatta la contravvenzione perché non erano sposati. Cioè, quindi ci sono possibilità di varie interpretazioni, ma tornando a quella più logica, nel Veneto, ad esempio, questo mezzo è 7 passeggeri più 1, è abilitato fino al 2 di maggio per portare 3 persone dietro. Adesso abbiamo questa conformazione a salottino che noi definiamo. Davanti, lo dimentichiamo, i sedili sono messi così. Se anche i sedili fossero tutti fronte guida, che cosa cambia con quella determina se nella terza fila puoi mettere 2 persone e nella seconda fila che è uguale a una persona? Nulla. Cioè, quindi bisogna pensarle bene. Noi ci siamo disponibili, proprio a livello di esperienza pratica, per suggerirvi che anche nella macchina berlina, anche nel van, secondo le file, minimo per fila 2, si eviti il posizionamento se c'è una panca nella persona in mezzo. Se ci sono, come ci sono, dei van così con le sistemazioni 2-2-3, per cui qui ci sono 2 posti e sono già separati, va bene che c'è già una separazione normale, però di non essere così rigidi sull'utilizzo del termine distanziamento sociale di 1 metro tra passeggero e passeggero, perché a livello orizzontale è molto difficile, ma abbiamo anche visto come non ha senso. Io sto qui, un altro passeggero qui, sono qui 95 centimetri, con la berlina sarebbero 72, ma è più rischioso quasi che ci sia una persona in fronte. In ogni caso in questo mezzo c'è 1,20 m, perché quando la persona è seduta e è fissata con la cintura, la bocca risulta perpendicolare al punto di base seduta, tra la seduta e lo schienale. Quindi noi abbiamo preso questa misura qui, sono 120, quindi si viaggerebbe in sicurezza. Quindi in linea di massima sui mezzi da van cerchiamo di fare l'operazione di abilitarli per 4 persone almeno nella fase 2. Visto che nella fase 1 noi avevamo già scritto, interpretando la normativa, con 2 persone per le berline e 4 coi van. È un mese che si lavora così, che in generale viene accettato. Più avanti vedremo queste 2 eccezioni, permettere alla stessa famiglia anche di occupare tutti gli altri posti, permettere la coguida. Stiamo valutando l'ipotesi delle paratie, dei divisori, se queste hanno un senso o non hanno senso, come farle. A bordo comunque quasi sempre tutti i conduttori hanno, io ho delle mascherine da dare ai clienti, hanno tovagliette per la sanificazione, acqua a disposizione ai clienti che mettiamo al momento, e abbiamo anche della mucchina, spray per le persone. Quindi abbiamo fatto questo invito come varie associazioni agli organi competenti di poterci ascoltare, perché prima che scriviate delle cose in modo tale che trovano poi difficile applicazione o ricadute negative e con conseguenze poi di ricorsi contro ricorsi. Siamo tutti sulla stessa barca, cerchiamo di uscirne tutti insieme, dandoci da fare per il bene del nostro paese. L'ultima cosa che vi voglio dire è questa. Tutti avete imparato questa parola Covid-19. Cercate di imparare anche quest'altra, noleggio con conducente. Cioè, siamo il servizio alternativo al taxi a tariffa fissa. Per cui
cercateci. Con noi c'è molta sicurezza perché noi garantiamo anche la tracciabilità delle persone che portiamo, perché le persone prenotano i nostri servizi. Quindi, a differenza di altri servizi, siamo anche sotto questo profilo qui individuabili a posteriori qualora si siano verificati dei casi di dubbi o da verificare. Io vi saluto tutti e spero di essere stato conciso e soprattutto chiaro. E alla prossima, e tutti quanti resistiamo. Grazie Nando, sei stato preciso, puntuale, sei entrato nel merito, che è una cosa molto importante, perché insomma il lavoro è fondamentale per tutti, però c'è modo e modo di lavorare, con queste precauzioni l'utente viaggia sicuramente meglio. Grazie a tutto, Giuseppe Cusio, Vese Press, insomma in banca.